Denti da squalo nasce da un'idea che parte dal lontano 2014, però la sceneggiatura è rimasta in un cassetto, come spesso accade per diversi anni, fino a che Gabriele Mainetti insieme ai due sceneggiatori mi hanno selezionato. Io ho incontrato diversi registi, però poi dopo ho parlato con Davide di questo progetto e lui se n'era innamorato. E la scommessa più grande per un regista che ha avuto quasi tutta la sua esperienza nella pubblicità è quella appunto di sapere emozionare. Il lavoro che ho fatto è stato quello di cercare di creare un mondo che abbracciasse tutti i generi che questo film raccoglie. Abbiamo fatto più o meno 600 casting di ragazzi, non trovavamo Walter. Poi un giorno, come nelle più belle storie, mi sono imbattuto in Tiziano e dopo un secondo ho pensato a lui. Davide è troppo bravo, pure carino e gentile. E poi la prima volta che ci siamo incontrati mi fa: vuoi girare un film con me? E io ho detto sì, va bene. E poi è andato a parlare con mamma e papà. Le parti in cui mi sono divertito di più sono state quelle nella villa, perché facevi tutto. Mi divertivo sempre, cioè nel senso trovavo sempre qualcosa di positivo. Sono state un po' di scene complicate, però alla fine sono state divertenti perché ne valeva la pena. Con Edoardo e Claudio siamo andati dritti al punto. Quando si dice che un attore fa uno o due take ed è subito buono, è vero. Il mio personaggio è il corsaro, che aleggia sul film sempre. È l'animo di strada un pochino criminale della coppia tra lui e quello che interpreta Claudio Santamaria, che è il padre del protagonista. Il merito di aver chiamato Virginia va dato sicuramente a Gabriele Mainetti, che ha intuito che ci fosse qualcosa dietro questa maschera che spesso indossa nei suoi personaggi. Nei giorni precedenti a questo provino si era molto calata nella parte di Rita, si era immaginata anche dei piccoli dettagli che poi abbiamo in parte anche ripreso nel film. Con Davide Gentile mi sono trovato molto bene, ho visto dei suoi lavori precedenti, mi sono piaciuti molto, esteticamente è molto bravo. Poi il personaggio è divertente, le scene sono belle, mi sembra che le premesse siano ottime. Affidare questo progetto a un regista di Milano, secondo me è stata anche questa un'idea vincente. E poi ha detto una cosa, per me è una sorta di favola. E allora ho detto, ah, bello. Non ci immergiamo inutilmente in questo dolore, in modo borghese dove tutto è brutto e non c'è via d'uscita. Guardiamo questi ragazzi che lasciano tanto posto alla speranza. E questa secondo me è un'altra vittoria. Dopo i primi giorni di riprese, dove ho capito che insomma stavamo andando verso una direzione giusta, sono andato da Manila, che è la mamma di Tiziano, e gli ho detto: cavolo Manila, comunque Tiziano e io siamo veramente molto uniti, sembriamo quasi coetanei. E Manila mi ha preso da parte e mi ha detto: sì, però Davide, non è Tiziano ad aver 37 anni, sei tu ad averne 13. Vi aspetto l'8 giugno per vedere il film che ho girato insieme a il mio amico Stefano, Edoardo Pesci, Virginia Raffaele e Claudio Santamaria, insieme al mio regista migliore Davide Gentile. Denti da squalo, vi aspetto, andatevelo a vedere. Ci vediamo al cinema. Sì. Sì. Ci vediamo al cinema. Denti da squalo, no. No, perché io faccio Pesce di cognome, capito? Dente da squalo.